Per Elisa, il caso Claps, ultima puntata. Ritrovato il corpo di Elisa. Le indagini per Elisa continuano, ma a portarle avanti è soltanto la famiglia. Filomena chiede di poter avere almeno un corpo per poter piangere sua figlia in pace. Danilo nel frattempo si è trasferito in Inghilterra, ha sposato Fiamma e si è rifatto una vita. Il 12 novembre 2002, la vicina di casa di Danilo, Eder, viene ritrovata senza vita dai suoi stessi figli. Il suo corpo è in condizioni orribili e la notizia arriva anche in Italia. Gildo, venuto a sapere cosa è successo e dopo aver scoperto che Danilo era il vicino di casa della donna, si precipita in Inghilterra nella certezza che lui c'entri qualcosa e che possa emergere la verità anche su sua sorella Elisa. La polizia cerca di dimostrare che sia stato proprio Danilo Restivo ad assassinare la povera Eder. Nel marzo 2010, intanto, arriva la svolta. Nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, trovano un corpo e ben presto si scopre che quel corpo non può essere di altri che di Elisa. Gli esami possono iniziare, partono le indagini per dimostrare inequivocabilmente che sia stato Restivo a togliere la vita alla ragazza. Alla fine, le prove emergono e Danilo Restivo viene condannato a un totale di 70 anni di carcere, tra Italia e Gran Bretagna, dove ormai è sicuro che abbia tolto la vita a due ragazze. A Potenza intanto si celebrano i funerali di Elisa, e la famiglia, per quanto addolorata, è comunque felice e serena di aver ottenuto la giustizia che stava cercando da troppi anni. Finisce così la fiction. Voi che cosa ne pensate? Avete seguito queste tre puntate e vi sono piaciute oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.